Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus e il punto sulla situazione in Campania. Quattro operatori alla ricerca delle motivazioni del no al vaccino e di un modo per convincere chi non è ancora immunizzato a cambiare idea. È questo il nuovo tentativo della ASL Napoli 1, partito ieri mattina, per non fermare la campagna vaccinale in Campania. L'aumento dei casi di variante Delta impongono i vertici sanitari a spingere quante più persone a vaccinarsi. Molti hanno paura delle reazioni avverse, altri invece sono semplicemente scettici, altri ancora sono Novax. Stando però ai dati, su 839.647 residenti, l'ASL Napoli 1 conta 535.152 adesioni e 304.495 cittadini che non si sono mai fatti avanti per essere vaccinati. Ci sono poi 24.026 persone che si sono registrate alla piattaforma Sinfonia, ma mai presentati agli appuntamenti. Di questo elenco fanno parte i circa 4.000 cittadini che verranno contattati in questi giorni. Intanto, stando ai dati nazionali, cresce in alcune regioni, tra queste la Campania, lo spauracchio di una zona gialla estiva. Il ministro Speranza attende le risultanze del Comitato Tecnico Scientifico. Ieri il tasso di incidenza nazionale è aumentato del 0,2%, passando da 1 a 1,2%. Per fortuna restano bassi, ampiamente sotto la soglia di emergenza, i dati dei ricoveri in terapia intensiva, anche nella nostra regione. Siamo ancora dentro una pandemia terribile che ci vede combattere oggi però con armi più nuove, cioè i vaccini, spiega così il ministro Speranza. Nelle ultime settimane tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla variante Delta che sul territorio nazionale viaggia veloce. Siamo però in una fase diversa perché abbiamo l'arma dei vaccini. In Italia oggi sono state somministrate 58 milioni di dosi. Dobbiamo andare avanti e vaccinare quanti più persone possibili per arrivare all'immunità di gregge. INPS sciopero degli addetti ai call center. Gli operatori del Contact Center nazionale INPS hanno incrociato le braccia in tutte le sedi d'Italia per lo sciopero nazionale di settore proclamato dall'UGL Telecomunicazioni per protestare contro il progetto del presidente INPS Pasquale Tridico, che pur prevedendo l'internalizzazione dei lavoratori in INPS Servizi SPA, non intende, nel passaggio di cantiere, applicata la clausola sociale prevista dalla legge nei passaggi di commessa da un gestore all'altro, annunciando la volontà di bandire una pubblica selezione che rischierebbe di lasciare fuori centinaia di lavoratori. In Campania i dipendenti delle sedi di Marcianise hanno attuato un presidio sotto la sede centrale INPS a Via Medina a Napoli. Ai nostri microfoni Luigi Mercogliano, portavoce dei lavoratori del Contact Center. In questo processo di internalizzazione c'è poca chiarezza e poca trasparenza. Noi veniamo tutti quanti, noi che lavoriamo sul Contact Center nazionale INPS 803164, da 20 anni di precarietà nelle commesse telefoniche. Ora l'INPS ha intenzione di internalizzare, però non vuole applicare la clausola sociale prevista dalla legge nel cambio di appalto per i servizi pubblici. Noi chiediamo questa garanzia perché è l'unica diciamo, garanzia che garantirebbe appunto il mantenimento dei livelli occupazionali, l'inquadramento e l'attuale salario. Il contratto di lavoro è un appalto vinto da una società che si chiama Comdata e da alcune sue, diciamo, partner minori che gestiscono circa 3.200 lavoratori in tutta Italia. In Campania, nella sede di Marcianise, siamo circa 900. E il contratto che viene applicato a ogni singolo lavoratore è il contratto delle telecomunicazioni. Resterebbe tale anche dopo il passaggio in INPS Servizi, la società costituita ad hoc per poter, diciamo, effettuare questa internalizzazione. Però il problema è proprio questo: senza clausola sociale, ma con pubblica selezione, non solo non ci sarebbe la garanzia dell'intero perimetro occupazionale, ma verrebbero messi in discussione i salari, i livelli inquadramentali e i profili orari. Siamo in collegamento con il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano. Salve sindaco, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Sono molto felice sempre di essere qui con voi e poi telespettatori, non radioascoltatori. È
Noi veramente siamo molto felici di ospitarti in questo spazio informativo, perché Gaeta è un posto straordinario, molto amato dai napoletani. E vorrei partire proprio con una bellissima notizia che sicuramente appassionerà tutti coloro che amano il pallone, e sono davvero tanti. Ci sarà a Gaeta la mostra Il Secolo Azzurro, questa mostra itinerante della Nazionale di Calcio, dove saranno visibili dei veri e propri cimeli, insomma una mostra che va al di là del senso della mostra stessa, ma un momento di grande aggregazione potrà diventare per la città di Gaeta. Ma credo che la Nazionale italiana abbia unito tutto il popolo italiano, ci abbia fatto dimenticare per qualche istante di questo brutto ricordo, anzi anche, e purtroppo è ancora attuale, della pandemia. Ci ha restituito la nostra vita ordinaria, il nostro ottimismo, quindi dobbiamo guardare avanti sicuramente con ottimismo, ma anche con grande cautela. E quindi avevamo deciso di, ecco, di incrociando le dita che avessimo vinto il campionato d'Europa, ed è andata bene, forse siamo stati anche dei portafortuna, di organizzare insieme al Museo di Coverciano, la Federazione Italiana Gioco Calcio, di portare a Gaeta questa mostra sulla storia degli azzurri, della Nazionale Italiana di Calcio. Avremo modo di vedere la Coppa del Mondo del 2006, dalla maglietta di Paolo Rossi, le scarpette di Paolo Rossi, la tuta di Bearzot, la maglia di Maldini, palloni del 1800. Ci sono tantissimi cimeli che ci ricorderanno quella che è la storia del cromosoma italiano, perché il calcio ormai è entrato nel cromosoma di ognuno di noi. Siamo tutti allenatori, siamo tutti giocatori, oltre che tifosi. Quindi questa mostra la faremo dal 1 ottobre al 10 novembre, ma ha un significato particolare, perché termina l'estate e quindi cerchiamo di allungare sempre per il nostro progetto di destagionalizzazione. Apriamo con questa bellissima mostra, e mi auguro che avremo presenti anche dei calciatori che hanno vinto la Coppa d'Europa. Stiamo lavorando per far venire qualche ospite importante, e poi giungiamo all'apertura delle luminarie. Se volete, stiamo funzionando su un'apertura anticipata per proseguire tutto l'inverno, e quindi con questo bellissimo progetto di illuminazione artistica che ha visto tantissime persone della Campania presenti a Gaeta. Noi siamo felicissimi di accogliere tutti. Assolutamente, dopo la pandemia, insomma, ci speriamo veramente che sia, tutti noi speriamo che siamo usciti da questo tunnel. C'è bisogno di ripartire, c'è bisogno di far ripartire le scuole in presenza, c'è bisogno di rilanciare l'economia. Gaeta ha vissuto chiaramente, come tutti i comuni, una grande crisi, però ha messo a sistema quello che poteva fare e ha puntato sulla riqualificazione del territorio. Sono tante le iniziative e le opere portate a termine. Sì, durante i mesi di chiusura non siamo stati fermi, abbiamo iniziato tutta una serie di lavori di riqualificazione, sia di riqualificazione ordinaria, la solita manutenzione ordinaria che talvolta ci si dimentica, e quindi abbiamo fatto trovare pronta la città alla riapertura. Io ho sempre detto che dovevamo essere in prima fila aspettando lo start è arrivato, e abbiamo fatto la bitumazione, la riqualificazione del verde e tante iniziative ordinarie, le ritengo queste, per farci ritrovare pronti alla stagione estiva. E poi abbiamo iniziato tutta una serie di opere che abbiamo tra l'altro terminato, e quindi come il bellissimo lungomare che incrocia ed attraversa, quasi lo definirei la porta d'ingresso all'altro centro storico di Gaeta, che è via Indipendenza. Ora che ritorneranno gli amici a rivisitarci, vedranno completamente cambiato quell'altra parte della città, con un volto nuovo, con una nuova passeggiata, con una grande piazza, e abbiamo anche trovato la possibilità di dare dei parcheggi, perché Gaeta ormai è molto richiesta, è una delle mete più richieste a livello nazionale, e quindi abbiamo necessità di infrastrutture.
Proprio in questi giorni abbiamo aperto un altro parcheggio importante, dotando la città di Gaeta di ulteriori 250 posti di parcheggio all'interno dell'area ex Avir, e quindi proprio al centro, un polmone importante per restituire la possibilità ai turisti di godersi il mare e di godersi due centri storici bellissimi di Gaeta medievale e di Via Indipendenza. C'è quindi anche da sottolineare, sindaco, la interrompo e aggiungo che per l'ottavo anno consecutivo Gaeta è anche bandiera blu. Abbiamo visto le splendide immagini del mare di Gaeta. Questo è un traguardo ambizioso e veramente che va al di là delle più rosee previsioni dal punto di vista ambientale. Questo è un traguardo importantissimo, perché vuol dire che la nostra città è in work in progress, continua il miglioramento dei servizi, delle acque, di quello che è l'offerta turistica per i visitatori e per i nostri cittadini. Sappiamo che la bandiera blu comprende tutta una serie di indicatori, dagli indicatori di sostenibilità ambientale, quindi la percentuale di raccolta differenziata, i chilometri di pista ciclabile che si incrementano anno per anno, ecco, la quantità di verde, il decoro urbano. Per esempio, voglio ricordare che chi ritornerà a Gaeta troverà Corso Italia, che è una dorsale importante della città, con una pista ciclabile, un viale alberato, e quindi un'attività che si incrementa anno per anno, oltre alla qualità delle acque, dei servizi. E ricordiamoci che abbiamo un polmone verde importante nella nostra città, che è il bellissimo parco regionale di Riviera d'Ulisse, il parco di Monte Orlando, dove ospita la bellissima montagna spaccata, dove tanti sono i racconti che si fanno, che ci fanno emozionare e ci fanno ritornare bambini. E lei in queste splendide acque cercherà di battere un nuovo record quest'anno per un appuntamento che è diventato una consuetudine, e c'è bisogno anche di questi appuntamenti per programmare il turismo, perché sono diciamo momenti di grande aggregazione e di grande visibilità. Io credo che la parola turismo sia un contenitore che di per sé sia vuoto, che bisogna riempire. Ecco, attraverso per esempio la mostra, attraverso le luminarie, attraverso le nostre bellissime spiagge, andiamo a mettere insieme il turismo scolastico, il turismo balneare, il turismo verde attraverso il parco regionale. Ecco, la Swimming Paradise, questa traversata che ormai è divenuta una tappa internazionale, va ad aggregare tutta una serie di persone che magari non hanno visitato la nostra città, e quindi andiamo ad aprire e a scoprire un'altra nicchia, che è il turismo sportivo, e l'insieme delle tante specialità che rende la città un attrattore unico, sia culturale, sia sportivo, sia paesaggistico. Una città che vuole affacciarsi, e credo che ormai sia matura, non solo al turismo nazionale, ma ad ospitare un turismo internazionale che possa fruire del nostro territorio con le sue bellezze, ma anche fruendo dell'ubicazione della nostra città, che è appena a pochi chilometri, a 100 chilometri da Napoli, a 50 chilometri da Cassino e a 140 chilometri da Roma. Quindi un'ubicazione strategica che mi auguro che col PNRR e con le nuove infrastrutture dell'alta velocità ci permetta di collegarci a questa dorsale nazionale ed essere sicuramente primi su un territorio importante che ha bisogno di turismo e che si deve riqualificare come un territorio turistico. Sindaco, mi piace sottolineare, diciamo, un suo intervento, una sua presa di posizione anche nei confronti della Regione Lazio. I presidi ospedalieri di primo intervento sui territori non vanno toccati, non vanno smantellati. La pandemia ha dimostrato quanto il sistema sanitario nazionale sia stato carente proprio nei servizi di primo intervento. I sindaci purtroppo non hanno competenze in materia sanitaria, ma devono nel contempo garantire comunque la sicurezza dei cittadini e quindi la salute dei cittadini. Un invito al governo centrale, alle regioni, a non smantellare. Questo è un problema che viviamo anche nella regione Campania.
Lo smantellamento di tanti presidi non fa altro che ingolfare poi i presidi di pronto soccorso, diciamo, più grandi, e questo crea ulteriore danno alla cura dei pazienti. Purtroppo l'Italia ci ha abituato sempre ad intervenire il giorno dopo che è successo il disastro, la catastrofe. Dopo la pandemia ci siamo resi conto, ahimè, che in 10 anni abbiamo smantellato un sistema sanitario perfettamente funzionante. Ora col PNRR, nella missione 6 della salute, prevede in maniera chiara due cose: la valorizzazione e il potenziamento dei presidi territoriali sanitari e l'integrazione dei servizi sanitari con i servizi con l'assistenza sociale. Voglio precisare questa è una legge del 2000, la legge 381, una legge nazionale che ha creato i distretti sociosanitari, che prevedeva questa integrazione. Ovviamente, come al solito, è rimasto sul carta. Ora abbiamo l'opportunità del PNRR, che può servire a destinare dei fondi a queste iniziative, perché il PNRR lo prevede all'interno della missione. E tra l'altro credo che i comuni, anche se non ce l'hanno nei propri obiettivi, per il principio di sussidiarietà debba necessariamente partecipare. Noi abbiamo dato una dimostrazione di maturità, Fabiola. Noi durante il periodo della pandemia abbiamo avviato una raccolta fondi per aprire un centro di diagnostica. Nessuno ci credeva, nessuno avrebbe creduto che avremmo raccolto i fondi per creare questo centro di diagnostica. Beh, posso dire che abbiamo raccolto 800.000 euro. Noi come comune abbiamo proceduto ad avviare le procedure ad evidenza pubblica e abbiamo proceduto direttamente ad acquistare una TAC 168 strati, una sala radiologica digitale, 2 ecografi di ultima generazione, una mammografia con tomosintesi. Allora abbiamo detto alla ASL: questo è il patrimonio già acquisito, mettimi a disposizione i locali, ristrutturali, e dopo una battaglia del tira e molla hanno dovuto cedere. E quindi cosa voglio dire con tutto questo? Che spesso e volentieri noi ci approcciamo male, ci approcciamo con la critica, ci approcciamo tirandoci dietro col muso. Invece, secondo me, va dimostrato che noi siamo in prima linea, e a quel punto l'ASL non poteva più tirarsi indietro, e ora li ho costretti ad investire 800.000 euro sull'ospedale Monsignor di Liegro per adeguare i macchinari, cara Fabiola, che ho fatto scaricare dentro il presidio ospedaliero Monsignor di Liegro. Li ho acquistati io e li ho fatti scaricare lì, proprio per dire: e ora è compito vostro, ci dovete mettere la propria parte. E ad ottobre, novembre, inaugureremo un centro di alta diagnostica che potrà essere utile al Basso Lazio, ma sicuramente alla Campania, oltre che ovviamente a tutta la provincia di Latina. Un altro gioiellino che si va ad inserire, e io dico sempre che è merito di tutti, non è solo merito dell'amministrazione comunale di Gaeta, perché questo gioiellino servirà a tutti, perché sarà una struttura convenzionata. Certo, la critica propositiva è l'unica strada per portare a casa dei risultati. Sindaco, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo per questo nuovo record. Poi magari ci ricolleghiamo e vediamo com'è andata. Beh, diciamo che mi sto organizzando con alcune imbarcazioni che mi porteranno l'ossigeno, quindi in maniera tale che sarò sotto tutela. Grazie, speriamo di goderci questo bellissimo paesaggio della montagna spaccata di Monte Orlando, di Gaeta medievale, perché Gaeta vista dal mare ha un altro aspetto. E io invito tutti i telespettatori, invito anche te a partecipare a questa iniziativa, perché questa è una passeggiata rilassante che ci consentirà di vivere il paesaggio, le bellezze della nostra città con una grande emozione. E poi, perché no, cercherò anche di migliorarmi in questa traversata, perché io poi sono uno sempre vincereccio e quindi voglio migliorarmi anche di un minuto rispetto al tempo dell'anno scorso. Grazie sindaco, arrivederci, buon lavoro. Buona giornata, grazie a voi. Ultimo appuntamento per il sogno reale al Campania Teatro Festival.
Ultimo appuntamento al Campania Teatro Festival per Il Sogno Reale, I Borbone di Napoli, progetto di Ruggero Cappuccio a cura di Marco Perillo. Protagonista della serata l'attore Alessio Boni, interprete di Un sogno di fuga di Viola Ardone, accompagnato al piano da Alessandro Quarta. L'attore ha raccontato la storia del cimitero delle 366 fosse, destinate ad aprirsi quotidianamente una volta per ogni giorno dell'anno. Il cimitero, opera dell'architetto fiorentino Ferdinando Fuga, costruito per far fronte all'epidemia di febbri putride e maligne scoppiata a Napoli nel 1764, accoglieva coloro che non potevano permettersi altra sepoltura. Questo grande guardiano, Comincio si chiama tra l'altro, un nome particolarissimo, che ricorda i giorni dell'anno precisamente dall'1 al 366, bisestile compreso, e ogni anno, non c'erano gli anni, non c'erano i nomi, ma c'erano solo il numero, praticamente, del numero 1, 2, 3, 4, e c'erano dentro ogni giorno dell'anno, per esempio 1 gennaio, 2 gennaio, quelle persone che sono, si ricorda tutti quelli che sono entrati dentro, ne parla con grande filosofia della morte, eccetera, e ne parla una baronessa, spiega tutto questo, che adesso verrà chiuso perché i suoi figli se ne sono andati, lui sarà l'ultimo, eccetera, eccetera, è una metafora di queste cose che Borbone ricordavano com'era, che stavano attenti alla morte ma soprattutto ai vivi, eccetera. Adesso questi nuovi piemontesi vogliono togliere tutto quanto di Guidela, parla con una baronessa, pensa che sia una baronessa che ha seppellito praticamente una sua figliola anni fa che è morta di colera, e invece non si accorgerà che sarà la donna che porta la falce, che è arrivata al suo momento, lo prende per mano e ne parla con una serenità, una filosofia di intenti, che la morte fa parte della vita, in un modo molto sereno, e se ne va. E ci sarà la frase finale, che la morte non conta niente, contano solo i sogni. Ed è la cosa più potente di questo, secondo me, il sunto di questo romanzo. Siamo in collegamento con Maurizio Morra Greco, presidente della Fondazione Morra Greco. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato, presidente. Grazie a voi. Allora, presentata una piattaforma internazionale per la didattica e la fruizione dell'arte. Come è nata questa iniziativa? Ci spieghi innanzitutto. Ma è nato da una urgenza, l'urgenza è che con una società così mutevole, insomma, così complessa, era secondo noi necessario spingere moltissimo sulla parte educativa e sulla parte di innovazione, di integrazione tra diversità in generale. E a nostro avviso la Fondazione Morra Greco, che è una fondazione che è partecipata alla Regione Campania, anzi colgo l'occasione per ringraziare il Presidente De Luca, che ci è stato molto vicino in questa impresa, ha pensato che il modo più corretto per poter appunto andare avanti era quello di creare una piattaforma che metta in comunicazione tutti gli istituti di cultura, le fondazioni, i musei internazionali e in particolare i loro dipartimenti di educazione, in modo da far sì che comunichino. E questo tipo di comunicazione genera dei nuovi sistemi educativi che poi verranno scaricati ovviamente in regione. Abbiamo a tal proposito fatto accordi con le varie università per poter costruire delle nuove figure professionali o per migliorare il bagaglio di informazioni che queste figure professionali, che poi verranno messe sul mercato, ovviamente come succede sempre da parte delle università, abbiano più capacità e più informazioni rispetto a prima. Quindi praticamente questa piattaforma EDI, così si chiama, sarà attiva online dal 1° settembre. Quanto sì. Anche la pandemia vi ha spinto a questa iniziativa? Ma devo dire, certamente è stato un acceleratore, anche se l'idea nasce già 3 anni fa, e devo dire è stato molto complesso metterla a punto, perché ovviamente tutto il lavoro si gioca su una piattaforma che possa avere una capacità di performance molto importante. Il grande vantaggio è che il primo step che noi porteremo avanti sarà quello di acquisire le conoscenze, quindi Napoli e la Campania diventerà una sorta di biblioteca delle conoscenze dell'istruzione e dell'educazione in campo ovviamente di arte contemporanea. E in un secondo momento questo tipo di grande biblioteca verrà poi messa a sistema per poter confrontare i sistemi educativi. Quindi
la pandemia ci ha certamente accelerato un processo che però devo dire parte da lontano, perché i mutamenti della società sono un fenomeno molto importante. E ci sarà anche il coinvolgimento naturalmente delle scuole, dei ragazzi, un modo anche per avvicinare i giovanissimi all'arte, alla bellezza dell'arte, che ha un grande valore anche come crescita personale, la conoscenza dell'arte. Assolutamente sì, noi come motto, come Fondazione Morareco, diciamo sempre che l'arte deve essere uno strumento e non un obiettivo, e quindi chiaramente crediamo moltissimo nel potere, come dire, di taumaturgico quasi, insomma, della cultura visiva, e quindi per noi è fondamentale coinvolgere le scuole, e diciamo l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare in maniera molto veloce una nuova generazione di audience che possa essere sicuramente un'audience utile alla parte museale, eccetera, quindi nuovo pubblico, ma sono sicuro che saranno migliori cittadini. Certo, l'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo anche da persone molto esperte in termini di arte. Avete fatto questa presentazione dove hanno partecipato anche in videoconferenza tanti direttori dei musei, eccetera. Quindi, insomma, segno che c'è bisogno di ulteriori strumenti di conoscenza per diffondere l'arte e la cultura. La nostra regione è veramente ai primi posti da questo punto di vista, però forse è necessario ancora una comunicazione più incisiva. Ma come tutte le cose, insomma, non bisogna mai accontentarsi, insomma, cioè, tecnicamente noi stiamo lavorando ormai come fondazione da 20 anni quasi per cercare di promuovere queste iniziative su vari livelli. Questa è certamente estremamente innovativa e nasce molto bene, perché nasce con un accordo di quasi tutte le forze culturali più importanti, e noi contiamo di cercare di convincere tutti, insomma, ad aggregarsi su questo progetto che secondo me è determinante. Peraltro, voglio dire, parte con un grande supporto regionale, quindi una struttura pubblica, la fondazione è una struttura partecipata, quindi è una struttura che dà garanzie anche di trasparenza. Noi siamo molto convinti che questo progetto estremamente innovativo possa essere un progetto che caratterizzi le politiche culturali e l'offerta culturale regionale dei prossimi anni. Allora, Presidente, noi la ringraziamo, le auguriamo veramente che questa piattaforma possa avere successo. Naturalmente torneremo a collegarci quando la piattaforma, ricordiamo, questa piattaforma EDI sarà attiva online dal 1° settembre. Grazie e arrivederci. Grazie a voi. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, ci vediamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie, arrivederci.